la Val di Susa, e c'è un silenzio stampa voluto e costruito per cercare di insabbiare quello che sta venendo portato avanti. Infatti, finita la pandemia che ha causato moltissimi morti all'interno del nostro paese, che ha dimostrato un sistema sanitario che è stato tagliato e definanziato per anni ed è crollato sulle teste delle persone più povere, delle persone, dei lavoratori, dimostrando tutta la sua inefficienza. Dall'altro lato, tantissime persone sono senza lavoro, senza cassa integrazione, nella disoccupazione. E cosa fa lo Stato? Cosa portano avanti le nostre classi dirigenti? Riiniziano i lavori di una grande opera inutile. Miliardi dati alla speculazione, alla devastazione ambientale e in mano a poche imprese, spesso anche colluse con la mafia, come hanno dimostrato molte inchieste della magistratura negli ultimi anni. Questa cosa è inaccettabile. È inaccettabile che le priorità in questo paese siano in realtà di pochi privati, di poche grosse imprese che hanno agganci politici, mentre milioni di persone vivono nell'indigenza e nella difficoltà economica e finanziaria costante, nel totale disinteresse del nostro paese e del nostro governo. Siamo qua a denunciare il silenzio, quindi, di quello che sta avvenendo in Val di Susa, in cui il movimento NoTav si è riattivato per protestare contro l'allargamento del cantiere, contro lo stanziamento di milioni per quest'opera, e ha portato avanti una resistenza con l'occupazione del presidio dei mulini, che è stato subito cinto d'assedio da migliaia di forze dell'ordine. Si parla di più di 1200 tra militari e poliziotti costantemente impiegati nella repressione del movimento. Queste risorse vengono utilizzate quindi a militarizzare una valle che non vuole quest'opera, non vuole questo tipo di cantiere e militarizzazione, mentre chiede invece investimenti in sanità, trasporto pubblico locale per i lavoratori quotidiani, vuole per altri tipi di risorse. Nonostante ci sia un assedio da parte delle forze dell'ordine, il presidio resiste e la solidarietà di moltissimi attivisti e militanti NoTav continua a portare risorse e cambi all'interno del presidio. Questo dimostra la capacità di resistenza di una parte della popolazione italiana contro un'inversione, contro delle priorità che invece mettono al primo posto una classe dirigente che porta avanti solamente il proprio profitto. Tutto ciò però viene portato avanti nel silenzio completo da parte dei principali mezzi di informazione del nostro paese, che lo sappiamo sono collegati alla Confindustria, a tutti gli interessi patronali che mettono al primo posto il proprio profitto rispetto al benessere generale della popolazione. Siamo qua dentro per denunciare il silenzio stampa e per rivendicare il fatto che all'interno della Val di Susa la resistenza si è riattivata, il movimento si sta muovendo e viene silenziato completamente. Viene silenziato anche un utilizzo spropositato delle forze militari e di polizia. Contro questo ci dobbiamo opporre e deve essere, e chiediamo che venga aperto, una possibilità che vengano informati i cittadini rispetto a quello che sta avvenendo in Val di Susa. Siamo qui quindi per denunciare il silenzio stampa forzato, la censura che i principali mezzi di informazione stanno portando avanti all'interno del nostro paese.